In realtà siamo, come vedete, non in un cortile ma in una autentica pista di atletica. Noi sfrutteremo soltanto 20 metri di questa pista, peraltro anche catalogata come olimpionica, e faremo questa gara sui 20 metri con Paul Griffin e con Mirko Bergamasco. E ragazzi, le birre sono 65 ciascuno, sì. Già se ne sono scolate un paio, quindi diventano 63. Se no sarebbero rugbisti. Esatto. E volevo chiedere innanzitutto, da rugbisti vi siete affrontati spesso voi, no? Sì. Chi vinceva di più? Mirko ha mai vinto. Non hai mai vinto? Mai ma vinto. C'è sempre una prima volta, attenzione. Potrebbe essere la prima volta di Mirko Bergamasco. Allora, a beneficio dei nostri telespettatori e anche vostro, vi illustro ciò che loro dovranno fare. Sì, dovranno... Certo. Issare queste 65 bicchieri di birra, portarli uno da una parte e uno all'altra, scavalcando un primo ostacolo. Ma non mi avete detto niente della giacca, peraltro, ci sono rimasto un po' male. No, non ti dico più niente. Ok, cosa vuoi che ti diciamo? Un secondo ostacolo. Sì. Chi è a destra, dunque, Paul, dovrà girare in questo senso intorno al cono, mentre invece Mirko dovrà farlo in questo senso. Sì. Il primo che arriverà avrà vinto, il secondo, attenzione, avrà perso. Ah. E non è una cosa secondaria. Eh beh. Scusate e se vi do le spalle. Se posso dire. Scusate se vi do le spalle. L'avevo intuito. Avete capito tutto, ragazzi? Allora, il rugby è uno allora sport... io comincerei. Sì, il rugby è uno sport nobile, in cui insomma non si usa fare scorrettezze, ma è uno sport di contatto. Dunque, se ci sarà contatto, contatto ci sarà. Okay. Allora io ho se un... ci sarà contatto, ci sarà. Io ho un secondo e lo paghiamo. È che i ragazzi si stanno spogliando. E? Sto per dare il via, un attimo che mi tolgo perché sennò già qua... E in mezzo ai baroni Attento dalla... Siete pronti, ragazzi? Pronti? Attenzione! Partenza! Parte bene Mirko, Mirko avanti a Paul. Ti comincia un po' a spingere, attenzione! Attenzione Mirko avanti a Paul! Il saluto è clamoroso! E via! E Paul! Ragazzi! Qualificato! Io pensavo che andasse male, ma non così male! E anch'io! È finita anche! Sapete, e adesso io dovrei giudicare il vincitore qua. E giriamoci a favore delle camere. Io direi siccome stava andando benissimo. Non vorrei vederli seccare per terra. Chi ha vinto? Io non ho capito chi ha vinto. Ma guarda, io posso dire una cosa, non c'è una birra in piedi. No, c'è. L'avevate pure sete. Di chi è la birra? Ecco. Allora loro brindano, ma io penso che abbia vinto Mirko. Dunque Mirko vince. Questo premio che porta la nostra Francesca. Ma cosa succede a chi ha perso? Quindi finalmente Mirko batte Paul, ma ecco, come dicevi tu giustamente... Cosa succede a chi ha Luca, perso? Luca, adesso in questo periodo è più importante il perdente rispetto al vincitore. Sì. E dunque ecco il premio per il perdente. Ok, cos'è? No, questa musica io la conosco. C'è. No! L'attore nato lui, Sì. L'attore nato. Va bene, grazie. Sembra morto, guarda. Grazie Marco, grazie. Benissimo.